Eccoci qua. Questa diciamo che è la prima unboxing. È appena arrivato questo splendido mulinello, anche la confezione è accattivante. Ho già ovviamente aperto il packaging superficiale. Andiamo a vedere un po' di dati, non so se si vede. È un Saltiga 4000H, è la versione del 2015. Leggiamo un po' di dati. Allora, il rapporto di recupero 5,7 a 1 e ogni giro di manovella, vedete, equivale a 102 cm. Pesa 450 grammi. Il max drag è 10 kg. Dopodiché c'è la capienza della bobina, quindi PE2 sono 450 metri, PE3 300 metri e PE4 sono 220 metri. Io probabilmente lo imbobinerò con un 0,23, 0,22 o 0,23, devo ancora decidere, ma penso che opterò per lo 0,23. Io lo utilizzerò su una Sonio 100M della Zenac in sostituzione di un fantastico Shimano Twin Power 5000 SW, perché volevo provare il Saltiga, già che dopo aver acquistato vari Stella e vari top di gamma Shimano, volevo provare il Saltiga. Questa è la versione, non l'ultima, la penultima, perché l'ultima parte da taglie più importanti di quelle che servivano a me. Lo apriamo, già aperto, vediamo un po'. Troviamo un libretto di istruzioni, il manuale, quindi c'è in tedesco, in inglese, in francese, poi cosa c'è? Ah, c'è un fantastico e comodo copribobina elastico. Ci sono due guarnizioni, tre guarnizioni, vediamo un po'. Quindi queste diciamo sono tutte le componenti del Saltiga. Ora andiamo a vedere il mulinello. Ovviamente è corredato da questo comodo astuccio in neoprene che lo protegge una volta che rientrate a casa e che non utilizzate il mulinello da tutti gli agenti nemici dei mulinelli, vedi polvere, sabbia, eccetera eccetera. E questo è finalmente il fantastico Saltiga. Beh, poi parliamo delle componenti tecniche, degli aspetti tecnici, ma dal punto di vista estetico penso che sia uno dei mulinelli più belli che esiste in commercio. Non so cosa ne pensiate voi, ma è veramente tanta tanta roba. Apriamo questa sacca perché ci dovrebbe essere la manovella, che dovrebbe essere un pezzo unico, infatti. Bellissimo anche questo, con un brown molto bello.
E ora lo avvitiamo. La frizione particolare, l'Automatic Drag System della Daiwa, che fu innovativa nel 2015. Poi vabbè, la piastra Maxil, l'Automatic System Drag della Daiwa fu innovativa, stavo dicendo prima. Perché? Perché praticamente rende più dolce lo strappo della prima fuga del pesce, settandosi poi sulla taratura di frizione che avete dato, ma praticamente non dà lo strappo iniziale. Questo, quindi, riduce, secondo me non lo elimina così come c'è scritto nelle varie recensioni, ma riduce il rischio di strappo, taglio del terminale piuttosto che del nodo di giunzione tra leader e braid finale. Sentite che rumore, anzi, che musica. Beh, che dire, questo molinello è fantastico, come dicevo prima, a manovella con il pomello round knob, bellissimo anche questo super metal body con il rotore in Zion o Zion, non so quale sia la pronuncia giusta, a 8 mulinelli più 3 i cosiddetti Maxil bearings. Della frizione nuova automatica ve ne avevo parlato, l'Automatic System Drag praticamente fu innovativo per gli anni 2015. Il guidafilo Maxil, praticamente questo mulinello è inattaccabile dagli agenti nemici classici dei mulinelli, quindi dal sale, dalla polvere e soprattutto dalla sabbia. Sembra veramente inattaccabile. Un ottimo mulinello, lo conoscete già tutti, non c'è bisogno, come dire, che ne parli ulteriormente. Come spesso dico nei miei video, questa non è una recensione tecnica, bensì una esperienza di condivisione personale. Quindi per il momento è tutto, non vedo l'ora di andarlo a provare. Nel frattempo, come spero tutti voi, io resto a casa, nella speranza di utilizzarlo presto, abbinata alla mia Zenax Sonio. Un saluto a tutti e buona giornata.